rinnovo della gamma Kia è al completo, o meglio, lo è nei suoi modelli chiave. Questa nuova generazione della Kia Picanto è cambiata tantissimo, è moderna al passo con i tempi, vediamo cosa è cambiato fuori, ma soprattutto dentro. Le dimensioni rimangono le stesse della generazione precedente, 3,59 m di lunghezza per 1,48 di altezza e 1,59 in larghezza. Si sta piuttosto comodi davanti, dove c'è addirittura il bracciolo per il conducente. Il piantone dello sterzo non offre la regolazione in profondità, anche se i più alti possono stare molto vicini, grazie alla plancia spostata leggermente più in alto, solo 1,5 cm di differenza, ma a quanto pare sufficienti. E rimaniamo a parlare di misure, perché anche il passo cambia, arriva a 240 cm lo spazio che c'è tra la ruota anteriore e quella posteriore. Misura fondamentale per capire quanto spazio hanno a disposizione gli occupanti. Anche in questo caso un cambiamento di 1,5 cm, sufficiente per garantire a 4 persone di sedersi in maniera piuttosto confortevole. Insomma, in un modo o nell'altro, la formula di questa Kia Picanto sembra avere le giuste proporzioni tra spazio per i passeggeri e per i bagagli. Che tra l'altro è moltissimo, 255 litri di capacità minima, 55 litri in più di prima, cosa assolutamente non scontata, e qui siamo ai massimi per la categoria. Oltretutto a cambiare sono anche le tecnologie a disposizione del conducente, sia per quel che riguarda i sistemi di assistenza alla guida, che anche un telaio aggiornato. Sono 23 i chili risparmiati grazie all'adozione di materiali leggeri e resistenti, come gli onnipotenti acciai altoresistenziali, che tra l'altro rendono la struttura più resistente in caso di incidente. Sempre che si arrivi a tale inconveniente, perché la nuova Kia Picanto è finalmente dotata della frenata di emergenza automatica, estremamente utile anche nell'intenso traffico delle città. Ma non finisce qui, perché arriva anche il sistema di infotainment da 7 pollici con schermo touchscreen ed offre tutti quei servizi di connettività che si possono pensare: TomTom Live con sistema di aggiornamento del traffico in tempo reale, oppure gli aggiornamenti sul meteo o gli autovelox presenti sulla strada. Indubbiamente appena entrati il colpo d'occhio è immediato e soprattutto è d'effetto. Lo schermo piazzato qua sopra magari non piacerà a tutti, almeno così è stato anche su altri modelli, però io invece lo trovo una cosa interessante. Considerate anche che nelle manovre viene molto bene uno schermo più alto piuttosto che piazzato magari in basso, soprattutto nel momento stesso in cui diventa interfaccia per la telecamera di parcheggio disponibile su questa Kia Picanto. Ecco, parliamo di un'altra qualità che deve avere una city car, la maneggevolezza. Diminuito il rapporto di sterzo, che ora è più diretto, cosa che in manovra favorisce il tutto. Inoltre, questa è una conseguenza del lavoro fatto sul telaio, avere posizionato le ruote il più possibile vicine ai quattro angoli ha reso la Picanto più agile in manovra e, come detto, la telecamera sopperisce ad un lunotto che non è molto grande. Tre è il numero perfetto, almeno così si dice. Quello che però sappiamo per certo è che i motori delle utilitarie e delle city car del futuro saranno sempre più spesso proprio a tre cilindri, e questa Kia Picanto non poteva essere da meno. Più avanti, entro la fine dell'anno, arriverà il nuovo turbo benzina, che permette di avere 100 cavalli e emissioni veramente contenute. Ovviamente la motivazione di scegliere il tre cilindri è principalmente dovuta proprio alle norme antinquinamento. Ma in gamma ci sarà anche un altro tre cilindri aspirato da 68 cavalli, che sarà disponibile direttamente dal lancio. In questi primi chilometri ho provato sia il 1000 da 68 cavalli che il 1200 da 83 cavalli. Quest'ultimo offre 122 Nm di coppia massima. Appare più pigro a prendere giri, ma la coppia maggiore garantisce la spinta che manca al 1000 mpi. Entrambi i propulsori aspirati non sono certo fulmini in quanto a prestazioni, ma bevono poco. Il cambio manuale alla 5 marce è perfetto, abbinato al 1000, regolare e preciso anche sul 1200. In autostrada e strade extraurbane, gli unici due ambiti in cui ho guidato in questo breve test, il computer di bordo ha fatto segnare medie vicine ai 5 litri su 100 km, da verificare però in test più completi più avanti. L'assetto è sempre preciso e solido, sterzo e sospensioni lavorano alla grande per dare la sensazione di essere ben attaccati all'asfalto. Come non citare il grande lavoro fatto da Kia sugli interni? Esattamente come gli ultimi modelli presentati, anche qui sono rimasto stupito in maniera positiva, ovviamente.
Non mi pronuncio sullo stile, che anzi in realtà vorrei che mi diceste voi cosa ne pensate, forse per certi versi è quasi fin troppo austero, ma più che altro sugli assemblaggi, sulla qualità degli interni. Si è fatto un uso intelligente sia della parte plastica, che è praticamente quella preponderante, sia quella che invece è più piacevole al tatto, come la pelle, o meglio l'ecopelle, che è utilizzata sui sedili e anche sul volante. E anche l'insonorizzazione, che è molto buona, insomma tutto quanto è stato ben curato, calibrato nella maniera giusta, e secondo me ha ben poco da invidiare alle sue rivali nel gruppo Volkswagen. Più spaziosa, più divertente da guidare e più sicura, la terza generazione della Kia Picanto riprende il passo delle city car più nuove. Oltre alla Hyundai 10, che è ovviamente parente stretta, questa Picanto potrebbe infastidire un'auto nuovissima e altrettanto interessante per cliente tipo la Suzuki Ignis. Senza dimenticare che questa Kia ha la garanzia di 7 anni e 150.000 km inclusa di serie, mica male. Se no il trio C1 Aygo 108, piuttosto invece quello tedesco, composto da Seat Mi, Skoda Citygo e Volkswagen Up. Insomma, ce n'è per tutte le tasche e soprattutto per tutti i gusti. Voi invece quale scegliereste? Fatecelo sapere nei commenti. Ci vediamo alla prossima su hdmotori.it.